Abete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Il Montagnola per scacciare via il ricordo della beffatroce della settimana scorsa in Coppa di Lega all'Atletico Aurelio per chiudere alla perfezione un percorso straordinario. Buonasera dal Trastevere Stadium per la finale playoff del campionato d'elite in palio. Ci sono le fasi nazionali ASI e Montagnola contro Atletico Aurelio. Calcio di punizione quindi per l'Atletico Aurelio. Pallone direttamente verso la porta, Bastesin deve impegnarsi per evitare il gol. Poi c'è il fischio del direttore di gara. Vale il rilancio corto, però la prende proprio Trinchi di testa. Cross dentro proprio per Trinchi che stacca di testa. Non trova la porta, altra grande chance per l'Atletico Aurelio. Di punizione quindi per il Montagnola. Ancora Scafetta a battere sul primo palo, c'è la deviazione che finisce in gol da parte di Andrea Rascioni. Il Montagnola dopo 10 minuti la sblocca, è 1-0. Va dentro alle cerchie di centrocampo da Riscaldati che la giusta bene sulla destra per Falciano. Cross lungo per Sodo Migliori che sbuca alle spalle di Minnini ma non riesce a trovare la porta. Al 22esimo, grande chance sprecata da Sodo Migliori. Attacca l'Atletico Aurelio sull'auto di destra. Arriva il cross verso Biancaniello che stacca di testa, la palla resta lì a disposizione di Riscaldati che scarica in porta. Al 23esimo il gol che vale l'1-1. Campoli, Scafetta, Gabrielli la lascia scorrere, pensa al tiro Gabrielli, buona la conclusione, palla larga. Palla dietro per Fortunati, quando arriva il duplice fischio del direttore di gara si va all'intervallo sul risultato di 1-1. Aurelio, Guidin subito in verticale per il suo compagno che arriva dentro l'area di rigore, cade a terra ed è calcio di rigore in favore del Montagnola. Sul dischetto c'è Campoli contro Fortunati. Campoli potente all'angolino, esecuzione perfetta del numero 10 del Montagnola che riporta avanti i suoi, è 2-1. Montagnola. Falciano, cambio gioco dall'altra parte. Sbaglia l'intervento distante dentro la di rigore. Tocco per Trinchi che non può sbagliare. A porta vuota il 2-2 dell'Atletico Aurelio. Porta la firma di Cristiano Trinchi. Con Scafetta che va al lancio lungo per Campoli. Campoli può entrare dentro l'area di rigore. Punta a Fortini, se la sposta sul mancino, va al cross sul secondo palo. C'è Goli che colpisce malissimo e la mette sul fondo. Se la sposta sul destro, pensa al tiro, allarga invece da quest'altra parte per Falciano. Va sul destro, prova il cross raso terra, Sodo Migliori non riesce a girarla in porta. Parte Goli con il mancino a rientrare, il colpo di testa nell'area piccola che finisce in rete, esulta Guidi, dovrebbe essere lui l'autore del 3-2 del Montagnola che si riporta avanti per la terza volta al 30esimo del secondo tempo. Falciano va a battere il calcio d'angolo, dentro c'è il colpo di testa, salvataggio sulla linea, occasionissima nel recupero per l'Atletico Aurelio che ci riprova con il tiro deviato. Sarà un altro calcio d'angolo? No, perché la prende Bastesin. È nulla sul secondo palo. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Montagnola archivia la sconfitta di settimana scorsa, atroce, contro il Baccabi in finale di Coppa di Lega e vince 3-2 contro l'Atletico Aurelio la finale playoff, guadagnandosi le fasi finali ASI.